Oggi faccio il pane. Per farlo avremo bisogno di 400 g di farina di semola rimacinata, mischiata a 400 g di farina 00, dell'olio di oliva, 4 cucchiaini di sale, 4 cucchiaini di zucchero, una bustina di lievito di birra disidratato. Innanzitutto metto all'interno di un bicchiere un po' di acqua tiepida. Poi metto all'interno tutto lo zucchero, metto tutto il lievito di birra e mescolo fino a far sciogliere il tutto. Metto all'interno di una ciotola più capiente tutta la farina ben mischiata. Metto all'interno il sale e mescolo. Adesso metto all'interno l'acqua con all'interno il lievito e lo zucchero. Do una prima mescolata e successivamente aggiungerò tutta l'acqua tiepida che servirà per creare un impasto di pane. Metto all'interno tutto l'olio di oliva. Una volta aver dato una prima impastata all'interno di una ciotola, mettiamo il composto su un tagliere. Adesso impastiamo nuovamente. Una volta ottenuto questo risultato, dobbiamo lavorare il nostro impasto sul piano per circa 10 minuti. Creiamo una palla. Facendo questo movimento, adesso mettiamo il nostro impasto a lievitare mettendo un goccio di olio sopra. Spalmandolo su tutta la superficie. Una volta aver fatto lievitare il nostro impasto per 7 ore, questo è il risultato. Adesso andiamo a tagliare il nostro impasto in più parti per fare dei panini o del pane un po' più grande, a seconda di come lo vogliamo di dimensione. In questo caso io ho tagliato 3 pezzi per fare 3 pani abbastanza grandi. Una volta aver ritagliato il pezzo di impasto, dobbiamo andarlo a lavorare per qualche minuto. Ho ottenuto la forma di pane con un coltello andare a fare delle incisioni. Adesso facciamo nuovamente lievitare il pane. Adesso il pane ha raddoppiato il suo volume e possiamo benissimo infornarlo. Una volta aver fatto lievitare il pane, dobbiamo farlo cuocere a 180-200 gradi per circa 20-25 minuti,